Adesso mi compete fare, come da programma, un mio breve intervento tecnico su questo tema, la strategia verde dell'UE e come la strategia verde dell'UE si colloca a livello internazionale. Questo ci consentirà poi di capire meglio anche le relazioni che verranno dopo, quelle del professor Aldo Ferrero, ma le due tavole rotonde perché girano intorno a questo tema. Allora, innanzitutto tutto nasce, come ben sapete voi, ma lo riprendiamo, dalla strategia Green Deal europeo, che è una comunicazione della Commissione europea del dicembre 2019, quindi 3 anni fa, quando si è insediata la Commissione Ursula von der Leyen, che ha lanciato una strategia di lungo periodo, dal 2050, che si chiama Green Deal, Riforma Verde, Patto Verde, che ha un obiettivo, la neutralità climatica. La neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050. Ecco, siccome prevalgono le critiche rispetto agli apprezzamenti di questa strategia, vorrei farne capire perché c'è questa strategia. Innanzitutto al 2050. Questo significa che la neutralità, se va bene, se ci impegniamo in una politica, la raggiungeremo nel 2050. Neutralità che cosa vuol dire? Che oggi non siamo neutri. Oggi non siamo neutri dal punto di vista ambientale, cioè la nostra vita sul pianeta produce cambiamento negativo. Per diventare neutri, cioè tra quello che facciamo di positivo e di negativo, dobbiamo cambiare modello di sviluppo e politiche, e qui dice entro il 2050, che significa ridurre le emissioni di CO2, l'economia circolare che evita la produzione immensa di rifiuti. Noi saremo immersi di rifiuti se continuiamo con l'attuale modello di sviluppo. Una transizione verde equa. Ecco, questo Green Deal europeo è una politica, una strategia che prevede 7 politiche che vanno dall'energia, chiaramente la più importante, la politica più importante, all'edilizia, all'industria, e c'è una strategia per l'agroalimentare che si chiama, tradotto in italiano, dal produttore al consumatore. Ma noi utilizziamo la dizione inglese farm to fork perché si capisce meglio. Ma che cosa vuol dire? Che dal campo, dall'agricoltore alla forchetta, tutti dobbiamo contribuire per un sistema, come sta scritto là, alimentare equo. Equo significa anche quello che ci siamo detti stamattina, che ripartisce il valore fra tutti i componenti della filiera. Sano, perché sulla salute degli alimenti non vogliamo fare risparmi, cioè vogliamo un'alta salute degli alimenti e rispettoso dell'ambiente. Ecco, questa strategia Farm to Fork, perché prima il presidente Manara diceva, cioè, noi non vogliamo, vogliamo normative chiare, non vogliamo normative troppo impattanti, però chiudeva, ci sono i cambiamenti climatici, allora qui ci dobbiamo mettere d'accordo. O i cambiamenti climatici li contrastiamo o non li contrastiamo. Se li contrastiamo come? Ecco, l'Unione Europea ci dà una strategia, la condividiamo? Probabilmente no, perché qui vedo che le critiche sono più degli apprezzamenti, ma se non vogliamo questa strategia, comunque dobbiamo affrontare ugualmente il problema. Ecco, perché la strategia Farm to Fork è stata criticata, diciamo bocciata dalla stragrande maggioranza degli operatori agroalimentari italiani, soprattutto per questi 4 numeri, che sono le riduzioni, i vincoli. In realtà questa strategia, questa comunicazione del 20 maggio 2022, inviterei a leggerla perché sono una venticinquina di pagine e ci sono tante cose interessanti, anche positive per l'agroalimentare. Ma soprattutto questi 4 numeri, come voi sapete, preoccupano: riduzione del 50% di agrofarmaci, riduzione del 20% dei fertilizzanti e del 50% delle perdite di nutrienti. Tenete conto che sui fertilizzanti, la maggior parte dei fertilizzanti che si danno si perdono, quindi si tratta di migliorare l'uso dei fertilizzanti. Voi vendete fertilizzanti, ma non insegnate agli agricoltori a usarli, per cui se ne sprecano veramente tanti. Ridurre il 50% gli antibiotici, raggiungere il 50%, 25% di agricoltura biologica. Ecco, questi 4 numeri hanno preoccupato tutto il settore agroalimentare, e ha ragione. Perché? Perché, come diceva Ticchiardi prima, Ticchiardi ci diceva che se si
se va avanti questa strategia ci saranno conseguenze negative per l'agroalimentare. Lo mette in evidenza anche la stessa Commissione europea, che ha fatto fare uno studio al centro studi GRC della Commissione europea, che dice che se andiamo avanti con questa strategia ci sarà una riduzione della produzione agricola tra il 5 e il 15%, un aumento dei costi di produzione del 10%, tagli sugli allevamenti, contrazioni delle esportazioni. Attualmente l'Europa è un esportatore netto di prodotti alimentari, ecco, questo lo voglio dire, perché c'è ancora qualcuno che dice che noi non abbiamo cibo a sufficiente per sfamare gli europei. No, in Europa si esporta, siamo il più grande esportatore mondiale di prodotti alimentari, più degli Stati Uniti. Quindi tutte quelle cose che state scritte, che con la guerra in Ucraina noi avremo carenza di grano, di pasta, cose tutte sbagliate. Il granaio d'Europa non è l'Ucraina, il granaio d'Europa è l'Europa. Se dovessimo dedicare due paesi, diciamo la Francia e l'Ungheria. Per cui, però, certo, se va avanti la strategia Farm to Fork, ci sarà una riduzione delle esportazioni e quindi un peggioramento del deficit commerciale, un aumento del 10% dei prezzi per i consumatori, quindi una serie di conseguenze negative. Quindi le preoccupazioni ci sono. Ma allora dice: ma perché la Commissione europea propone una cosa se ci sono queste conseguenze negative? Perché queste conseguenze negative sono state stimate se l'agricoltura e l'agroalimentare rimane quello di oggi. Ma noi dobbiamo immaginare che da qui al 2030, da qui al 2050, ci saranno talmente tanti cambiamenti che noi raggiungeremo questi obiettivi senza calo della produzione. Un po' di aumento dei costi di produzione ci sarà inevitabilmente, un po' di più il consumatore dovrà pagare, ma queste conseguenze così negative non ci saranno, perché ci sarà una stagione di innovazioni impressionante. Un esempio, noi sempre la strategia del Green Deal europeo, nel 2035 non si produrranno più automobili a benzina e a gasolio, penso che lo sapete tutti, l'avete letto, eccetera. Siamo preoccupati? Un pochettino sì, però sappiamo che comunque ci saranno altre forme di mobilità, ci saranno altre forme di trazione dei nostri veicoli. Ecco, è la stessa cosa nell'agroalimentare. Non è che noi se oggi la strategia Farm to Fork la mettiamo sull'agricoltura di oggi, porta a quei risultati, ma nell'agricoltura a 10-15 anni noi otterremo quei vantaggi ambientali senza riduzione della produzione. Questo lo voglio dire per dire qual è la strategia dell'UE e come va letta. Va letta in divenire, va letta a 10 anni, va letta a 15 anni, anche perché se noi non contrastiamo il cambiamento climatico, lo diceva prima Manara, comunque chi sarà penalizzato è anche la nostra attività, è anche la nostra agricoltura. E allora c'è la critica, dice: va bene, ma se noi attuiamo questa strategia, quindi vengo al cuore della mia relazione, ma cosa si prevede a livello internazionale, nel WTO, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio? Se noi facciamo questo, poi dopodiché saremo penalizzati sul commercio o saremo avvantaggiati? Qui c'è una comunicazione del 2021 della Commissione europea che parla di una politica commerciale aperta, perché noi vogliamo continuare a avere una politica commerciale aperta e soprattutto l'Italia ha bisogno di una politica commerciale aperta perché dobbiamo esportare i nostri prodotti ad alto valore aggiunto, sostenibile ma con autonomia, cioè noi vogliamo portare il nostro modello di economia, il nostro modello agroalimentare nel mondo, non subire quello degli altri paesi del mondo. Ecco quindi che dice questa comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2021: la politica commerciale dell'UE costituisce un importante strumento di politica estera, dovremo far leva sul nostro potere commerciale per promuovere gli interessi e i valori dell'UE. E gli interessi e i valori dell'UE è la sostenibilità, è l'equità, e la sanità degli alimenti. Per fare una battuta, noi non vogliamo morire cinesi, ma non perché ce l'abbiamo con i cinesi, con quel modello di sviluppo. Noi non vogliamo un modello di sviluppo dove la manodopera viene pagata poca, dove si lavora 7 giorni alla settimana perché noi la domenica la vogliamo festeggiare. Noi non vogliamo un modello di sviluppo che
che cambia il clima del nostro pianeta. Quindi vogliamo esportare non solo i nostri prodotti, ma un modello di sviluppo che sia dei nostri valori, sano, equo, rispettoso dell'ambiente. Ecco quindi che la politica commerciale dell'UE deve sostenere la ripresa, la trasformazione dell'economia in linea con gli obiettivi verdi e digitali, la transizione verde e digitale, norme globali su una globalizzazione sì, ma più sostenibile ed equa, e aumentare la capacità dell'UE di difendere i propri interessi. Quindi non è vero quello che è stato detto, che con questa politica l'UE vuole ridurre la propria presenza commerciale nel mondo. Ecco quindi che c'è un impegno della Commissione europea nella riforma delle regole dell'OMC, Organizzazione Mondiale del Commercio, World Trade Organization, vuole una politica che vuole sostenere la transizione verde, promuovere catene del valore responsabile e sostenibile, e un'altra serie di cose che adesso poi troverete. Mi ha detto Ticchiardi che facendo con questo QR code si possono scaricare giusto tutte le presentazioni, quindi troverete tutte le altre cose che sono scritte in questa diapositiva. Ecco quindi che l'obiettivo dell'Unione Europea non è solamente cambiare al proprio interno, ma in qualche maniera fare leva sugli altri paesi del mondo, perché anche gli altri paesi del mondo vadano nella nostra direzione, promuovere un'azione a favore della sostenibilità in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio, quindi che nel commercio ci sia pure il clima, ci sia pure la sostenibilità. E su questo poi ci sono una serie di interventi. A novembre 2020 50 membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio hanno annunciato l'intenzione di organizzare discussioni strutturate in maniera tale da far sì che nel commercio sia compresa anche la sostenibilità ambientale. E così il 15 dicembre 2021 si è svolto un importante evento che ha istituito un tavolo di lavoro proprio su questo tema, e questo tavolo di lavoro a inizio del 2022 ha fatto un piano di lavoro che cerca di introdurre nel commercio anche misure climatiche. Che cosa vuol dire questo? Vado a tradurre questo. Vuol dire, dice, le questioni ambientali del WTO, che nel commercio non conteranno solo le tariffe, dazi, sussidi eccetera, ma conteranno anche le questioni ambientali. Che cosa vuol dire in sintesi? Vuol dire che noi possiamo mettere dei dazi, oggi si possono mettere dei dazi a un prodotto che viene dall'estero? No, o perlomeno si possono mettere i dazi solo se sono compatibili col WTO. Domani si possono mettere dei dazi se quel paese da cui importiamo non ha gli stessi nostri standard ambientali. Quindi cosa fa l'Unione Europea? Alza l'asticella della sostenibilità. Chi non si adegua alla nostra asticella subirà dei dazi alle importazioni. Tutto questo non è così facile, eh? Tutto questo va condiviso in sede di WTO, quindi Organizzazione Mondiale del Commercio, ma l'obiettivo dell'Unione Europea non è quello, come dicono molti in Italia, noi aggraviamo i costi dei nostri produttori, dei nostri agricoltori, e poi subiamo le conseguenze di prodotti internazionali che arrivano nel nostro nella nostra Europa, nel nostro paese, prodotti con le regole che non sono le nostre. Perché a quei paesi che non si adegueranno alle nostre regole, questa è la prospettiva, si applicheranno dei dazi su questioni climatiche, e questo secondo me è quello che vuole fare l'Unione Europea, cioè traghettare tutti gli altri paesi del mondo verso un nostro modello di sviluppo. Quindi in conclusione, questa è l'ultima diapositiva, l'Europa ha una strategia verde, sì, a mio avviso è l'unica strada, non abbiamo alternative, una va fatta con gradualità, perché? Perché se noi togliamo un agrofarmaco, un principio attivo, ci deve essere un mezzo per combattere quell'insetto o quella crittogame, perché se non è che possiamo lasciare gli agricoltori in balia delle malattie. Quindi va fatto con gradualità. Quando troveremo un sistema che non è principio attivo chimico,
ne troveremo un altro, che può essere la genetica, può essere un prodotto organico, può essere un'altra tecnica, e ce ne stanno, ci sono delle innovazioni straordinarie. Ho la fortuna di stare alla Fondazione Edmund Mac di Trento, ci sono delle innovazioni impressionanti, il vigneto smart che combatte le malattie in un modo completamente diverso rispetto al passato. Mi dicono che ci sono dei vigneti resistenti che resistono alla peronospora, non so se è vero, ma comunque ci sono delle, ecco, quindi con gradualità, quindi commercio mondiale, bisogna alzare l'asticella della sostenibilità e poi applicare dazi compensativi in base al rispetto delle norme ambientali. Il cambiamento, l'innovazione, il commercio, e qui vengo al programma di oggi, di Compact ha messo un titolo provocatorio, no? Che dice: una strategia verde, un futuro grigio per il settore del commercio. Secondo me non sarà grigio, perché il settore del commercio sarà rafforzato, perché venderemo nuovi prodotti, nuovi mezzi tecnici, nuove soluzioni per l'irrigazione, soluzioni per la lotta alle malattie, perché malattie delle piante ce ne saranno, soluzioni però diverse dal passato. E quindi il settore del commercio, se va in questa direzione, se non si limita a vendere molecole a basso prezzo, come spesso fa, ma guarda soluzioni innovative, potrà fare più fatturato e più valore aggiunto. Grazie.